È stata recentemente inaugurata nel quartiere di Torresina a Roma la prima videocabina, interamente ricostruita e riciclata sull'esistente cabina telefonica, e ora un punto fermo per lo scambio di libri e il prestito dei medesimi per il quartiere. Il progetto è nato, diciamo, attraverso la consultazione del web, della rete, e quindi viste le esperienze inglesi e americane di riutilizzo delle cabine telefoniche dismesse, abbiamo pensato di provarci. C'era un amico che lavorava in Telecom, che tra l'altro è presente oggi qui, e che ci ha dato l'opportunità di entrare in contatto con chi gestisce queste cose, e abbiamo chiesto la donazione di una cabina telefonica dismessa. Ovviamente non basta una cabina telefonica dismessa per fare un book crossing o comunque uno scambio di libri, nel senso che veniamo da un'esperienza di più di un anno di libero scambio di libri che facciamo in un box che abbiamo a disposizione sotto al centro commerciale Torresina, e in base alla filosofia del Libera Libri, che è dell'associazione H2 che ce l'ha fatta conoscere. Quindi in pratica ci occupiamo dello scambio di libri da molto tempo, da un anno e qualcosa, e abbiamo accumulato una discreta esperienza che ci permette di poter pensare che questa bibliocabina può essere un punto di riferimento per lo scambio di libri, perché comunque l'abbiamo collocata all'interno del parco che abbiamo in gestione come comitato di quartiere, e abbiamo un ottimo rifornimento di libri. I libri sono timbrati, perché già diciamo nel box abbiamo avuto l'esperienza di persone, dei rigattieri che cercano, insomma, di portarsi via un po' troppi libri, e quindi ci sarà una custodia più soft qui nella cabina. Abbiamo messo una regola di un libro alla volta e vediamo un po' quello che succede. È vero, se uno dovesse pensare male non si dovrebbe far niente, perché se dobbiamo fare le cose pensando che tanto si fregheranno tutti i libri e che magari useranno la cabina del telefono per atti vandalici, allora ti passa la voglia di fare le cose. Però a noi ci piace pensare che invece questa esperienza andrà avanti, che altri quartieri ed altre associazioni la vorranno prendere d'esempio per diffondere la cultura del libro, per mettere il libro a portata di mano, così come avviene ad esempio in Germania con le librerie stradali, o in Inghilterra appunto con le cabine telefoniche che sono state trasformate in librerie. No, non c'è un criterio vero e proprio. Il criterio di massima, diciamo, che è un misto di libri, soprattutto una parte riservata ai bambini piccoli, con una stigliatura che è riservata apposta a loro in basso, e un'altra in alto invece un genere per gli adulti, per ragazzi e adulti, quindi libri di vario tipo che si alterneranno nel corso del tempo a seconda della riuscita, anche perché Libera Libri, appunto, come dice il testo dell'associazione H2, è prendere libri, portarli, riprenderli, lasciarli oppure addirittura tenerseli. Quindi è un Libera Libri in senso tout court, cioè tutti quanti possono portare, prendere, riportare o tenerseli.